Siamo sul ponte Isola in frazione Arvigo, da oggi iniziano i lavori per questo ponte. Sì, oggi inizia il cantiere per la realizzazione di questa importante infrastruttura, un'infrastruttura che prevede appunto per l'amministrazione un investimento di circa 1.700.000 euro. Quest'opera è un'opera a cui l'amministrazione lavora ormai da tempo, risale infatti al 2017 quando si era partecipato al bando periferie. In allora si era ottenuto un finanziamento di 1.300.000 euro, un finanziamento che poi per vicissitudini governative era stato sospeso. Quindi l'amministrazione durante tutti questi anni ha lavorato duramente per far sì che questo finanziamento venisse sbloccato e quindi per poter arrivare oggi a iniziare questi lavori. Un lavoro che è consistito soprattutto nel scrivere, nel insistere sia con Città Metropolitana e con il Ministero affinché venisse mantenuto questo finanziamento. Finanziamento che è stato mantenuto, ma ovviamente col passare del tempo vi è stato anche un aumento dei costi che ha necessitato un incremento di questo finanziamento da parte dell'amministrazione. Infatti l'amministrazione interverrà con un mutuo di circa 400.000 euro. Il ponte verrà alzato e questo implica un aumento del franco idraulico e questo consentirà anche in caso di piene un maggiore deflusso dell'acqua. Qui purtroppo è stato lo scenario nel 2011 di un triste evento che è stato proprio lo sventramento di una casa da parte delle acque durante l'evento alluvionale. E questa casa oggi è stata abbattuta e proprio sul suo sedime verrà appoggiato anche una parte di questo ponte. Però un intervento importante anche perché prevede il rifacimento dell'argine, di una parte dell'argine, e inoltre diciamo che un'opera che dovrà essere conclusa entro fine di quest'anno, entro il 31 di dicembre. Quindi i ritmi saranno abbastanza elevati cercheremo ovviamente di lavorare consentendo comunque il passaggio, infatti questo non verrà mai interrotto, il ponte sarà realizzato in due tranche, quindi consentirà sempre un passaggio a senso unico alternato. Come ho detto, oggi è l'inizio, la consegna ufficiale dei lavori e tutto questo richiederà anche un grandissimo lavoro da parte del nostro ufficio tecnico che comunque dovrà fare da regia.